Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Quanta polvere? Quanta polvere? Come mai questo sorriso? Non si può dire. Si vede chissà se un giorno la sorte non ti arriverà. Tu sogni e spera fermamente, dimentica il presente e il sogno. Avete sentito anche voi? Sembravano dei cavalli. Sembrava un messaggero. Invito dal castello per un ballo e ci sarà il principe. Oddio, davvero? Sì, ma saranno state invitate solo Anastasia e Genoveffa. Figurati se l'invito arriva a me. No. È impossibile che io ci vada. Non ho un vestito, non ho la grazia di le mie due sorellastre. E poi devo pulire tutto il giorno. Che strano, eh? Fai un sogno, eh? È presto. Le spalline. Sì, un po' svolazzanti. E poi sì.
qui delicata. Oh sì, cascasse la cintura, hai ragione, hai ragione. Sì, dove eravamo rimasti? Allo strascico. Una corna un po' gonfia. Poi magari prendo il corpo. I capelli un po' su, sì. E un bel cerchietto. Certo che non mi segniamo dopo. E poi chissà com'è, sarebbe il principe. Non l'ho mai visto. Secondo me sarebbe alto e con una divisa, sì, azzurra. Il principe azzurro, educato, chissà come prova a ballare. Sì, qui è un fiocco. Vero, mi aiutereste? Sarebbe bellissimo. Però adesso devo prepararmi. No, non ho neanche mai tempo di prendermi cura dei miei capelli. Sono sempre chiusi. Me li fanno sempre tenere legati. Loro invece possono avere tutte le pettinature del mondo. Sarebbe bello poter partecipare a quel ballo.
Questa no. Oh.
a lavoro.